Il cellulare della vittima non è mai stato ritrovato. I chip che erano nell'auto sembrano non corrispondere al telefono di Alice. Questo è l'ultimo mistero sul caso di Alice Neri, la donna scomparsa il 17 novembre del 2022 e trovata morta la mattina seguente nelle campagne di Concordia, nel Modenese. Il corpo di Alice è stato trovato nel bagagliaio della sua macchina, semicarbonizzato. Era stato dato alle fiamme insieme all'auto. Il fuoco ha reso complicato la ricostruzione di ciò che è successo alla donna. È stato quindi analizzato ogni piccolo dettaglio, ogni oggetto trovato sulla scena della tragedia. È così iniziata una gara di perizie. Da un lato ci sono gli esperti chiamati dall'avvocato dell'unico sospettato per l'omicidio, il tunisino Mohamed Galul, in galera da settimane con l'accusa di omicidio. Dall'altra ci sono gli esperti della procura, quelli del marito e quelli della famiglia della donna. All'inizio si credeva che il cellulare della vittima fosse andato distrutto nell'incendio, lasciando solo il chip trovato nell'auto. Tuttavia, da un confronto è emerso che il chip non apparteneva al suo telefono, che quindi è sparito. Dov'è finito? Nel cellulare di Alice era nascosto qualcosa di importante? Nel frattempo, c'è stato un nuovo sviluppo nel caso del terzo uomo che sarebbe stato al centro dell'attenzione degli investigatori. È stato stabilito che non c'è alcuna traccia di un terzo uomo sul frammento di reggiseno trovato vicino al corpo della vittima. Lo hanno dichiarato i giudici che hanno avuto a disposizione i risultati delle analisi dei periti incaricati dal tribunale durante il nuovo incidente probatorio. Ad ipotizzare la presenza di un probabile terzo uomo era stato Roberto Ghini, legale del tunisino Mohamed Galul. Per l'avvocato, alcune tracce di DNA maschile sulla spallina del reggiseno della giovane, rinvenute sulla scena del crimine, conducevano a un terzo uomo, ignoto. Aveva chiesto un incidente probatorio, ma i giudici hanno rifiutato, spiegando che nell'analisi non sono state trovate tracce di terzi uomini. Il DNA appartiene a dei carabinieri che avevano accidentalmente toccato la prova a mani nude. Questa notizia ha fatto arrabbiare l'avvocato Cosimo Zaccaria, che assiste la famiglia di Alice, e dice: Alice è stata uccisa una prima volta e poi è stata brutalizzata e uccisa una seconda volta a livello mediatico. Quello che è stato detto circa la presenza di tre tracce di DNA sul reggiseno di Alice, tra cui quella di un terzo soggetto, non corrisponde al vero. Sulla base delle indagini del RIS, il GIP ha certificato che le uniche due tracce di DNA rinvenute sono quelle riconducibili a due inquirenti che non avevano maneggiato adeguatamente la prova. Sul reggiseno di Alice c'è solo la traccia della povera ragazza. Qualcuno deve delle scuse. Alice è stata descritta come una donna poco seria. Si continua a scandagliare sulla sua figura e tutte le volte gli esiti sono negativi. Chiedo che venga ridata subito dignità a questa ragazza. Inoltre, come ricordato dal legale, le analisi effettuate sui capelli di Alice non hanno rilevato nessuna traccia di sostanze stupefacenti. Durante l'incidente probatorio è stata presentata la perizia sui pantaloni che Mohamed Galul, per il suo avvocato, indossava la sera della morte di Alice Neri. Una telecamera posta all'esterno del locale in cui la donna si stava trattenendo ha ripreso anche il tunisino. La perizia ha dovuto stabilire se i pantaloni indossati erano proprio quelli che il suo legale sostiene che portava. Tuttavia le riprese sarebbero poco definite per dare una risposta chiara a questa domanda. Sui pantaloni in questione non sono state trovate tracce di olio e per la difesa del tunisino questo sarebbe un elemento importante. La procura sostiene che fu usato dell'olio esausto per dare fuoco alla macchina con dentro Alice e che l'omicida si sporcò i vestiti nel cospargere l'auto. Ma ci sono ancora tanti aspetti da chiarire ed esami scientifici da fare sul veicolo bruciato, su altri oggetti trovati sulla scena del crimine e anche su altre persone che frequentavano Alice. La donna stava affrontando una crisi con il marito. La sera del crimine, intorno alle 20, si era recata al locale di Concordia con un collega di lavoro
e ci rimase fino alle 3:40 di notte. Poi si sarebbe recata a recuperare la macchina nel parcheggio, facendo salire Mohamed Galul, ora in galera per il suo omicidio. L'uomo ha affermato che quella notte le aveva solo chiesto un passaggio che lei gli diede. Ma secondo alcune testimonianze, i due si sarebbero baciati. Cosa è successo dopo?